non è che Fandango sia famosa per lavorare sul fantasy, no? In generale abbiamo fatto un po' tante cose, ma sul fantasy niente, mai, è forse la prima volta. Quindi è vero, è una sfida anche per noi. Però quando ne abbiamo parlato con Felipe e con Nicole Norwood, che è qui, fin dall'inizio, una cosa che abbiamo detto loro è questa, e che forse ho già detto in precedenza, ma la ridico, cioè che noi intendo proprio noi europei, e forse quasi ancora di più, noi, perlomeno su certe storie, noi italiani abbiamo alle spalle nella nostra storia tanti elementi estremamente narrativi, estremamente interessanti, tante storie. E tanto ci viene anche in qualche modo, tra virgolette, saccheggiato, no? Da quello che poi si va. Io quando ho visto, e li ho visti tutti gli episodi di Game of Thrones, continuavo a trovare dei riferimenti anche visivi alla nostra cultura, al nostro passato, al nostro bagaglio. I tetti delle città sembra di vedere delle immagini dei nostri borghi medievali. Insomma, perché non raccontarle noi quelle storie? Perché vederle sempre raccontate da altri, sempre in un'altra lingua? Quindi sì, è una sfida, siamo partiti così. Sono molto contento che anche questo sia un prodotto in italiano, con attori italiani. E poi c'è un'altra cosa che insomma, va detta, che su un certo tipo di prodotto, forse più ambizioso dal punto di vista anche spettacolare, dal punto di vista visivo, c'è sempre un po' di scetticismo, quasi un pregiudizio sulla una serie italiana fantasy, chissà che avranno fatto. Poi però leggi l'elenco dei premi dagli Oscar in giù e trovi un sacco di nomi italiani, no? Tra i migliori costume designer, production designer, truccatori, direttori della fotografia, poi sono, non dico i migliori, ma insomma tra i migliori ci sono tanti italiani, per cui perché avere poi questo pregiudizio? E questo lavoro insomma, cerca di andare in una direzione che è quella di combatterlo, no? Perché sia a livello tecnico, poi qui ci sono coloro che l'hanno proprio costruito materialmente, questo film, sia a livello attoriale, non penso che abbiamo anche da invidiare in giro, quindi possiamo aspirare a fare dei buoni prodotti. Ora le registe vi presenteranno le persone che sono in sala. Io sul versante produttivo ci tengo a nominare sia Laura Buffoni che Ivan Fiorini. Laura ha seguito tutto lo sviluppo, anche come story editor, non soltanto come produttore associato, ma è stato molto importante, e Ivan Fiorini si occupa proprio di coordinare tutte le nostre produzioni, ma su questo lavoro c'è stato tantissimo. Ultima cosa, sono il meno impressionato di tutti a questa storia di tutte donne, perché in ufficio da me sono già tutte donne, quindi per me è molto normale, quasi tutte donne, insomma, per cui per me è molto normale lavorare con tante donne, però vedo che funziona molto come argomento, quindi va bene così.